Ciao a tutti e bentornati su un nuovo video. Oggi facciamo una cosa super bella e soprattutto super in tema perché facciamo l'albero di Natale insieme. Ho fatto l'albero di Natale insieme al mio fidanzato e ho ripreso tutte le varie fasi appunto della messa in atto dell'albero e quindi ve lo faccio vedere così può motivare anche voi a casa appunto a fare l'albero. L'albero di Natale che noi abbiamo fatto è praticamente rosso, per noi Natale per ora è rosso per eccellenza, ma essendo casa nostra in stile nordico con alcuni dettagli boho, abbiamo aggiunto appunto tantissime decorazioni in legno all'interno dell'albero, quindi abbiamo deciso di unire le due cose, quindi il nordico con il classico Natale, facendo appunto un albero dalle decorazioni rosse e dai dettagli in legno, quindi un unendo i due mondi. Due informazioni di base prima di cominciare, visto che so che potrebbe essere una domanda gettonata. Allora, l'altezza dell'albero è di 2 metri e 10, è un albero composto da tre pezzi, praticamente tre blocchi che si incastrano uno dentro l'altro e poi si aprono bene i rami. Io ho scelto di fare un albero verde perché al momento mi piace di più rispetto all'albero innevato, lo trovo più caldo, più accogliente. E basta, le decorazioni vedrete che sono di tantissimi tipi diversi perché mi piace mischiare colori, materiali, consistenze, ma adesso vedrete. Andiamo! Ciao a tutti ragazzi, Chiara Ferragni Brand, hey guys, così farei. Ciao guys. Thank you.
Thank you.
ritorno, spero che vi sia piaciuto l'albero, fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere anche se voi avete già fatto l'albero o quando lo farete, magari aspettate come da tradizione l'8 dicembre e quindi lo farete l'8, fatemelo sapere nei commenti e anche di che colore lo farete voi, perché anche su questo si aprono sempre un sacco di discussioni. Devo dire che noi ci siamo divertiti tantissimo, è molto impegnativo fare l'albero, secondo me, soprattutto se ci si mette un certo impegno, infatti ci avevamo messo, non so se una mezza giornata, ok? Alessio si è anche arrabbiato perché a un certo punto l'albero non stava drittissimo e quindi c'è stata una lunghissima lotta sul tenere l'albero dritto, ma ce l'abbiamo fatta e siamo super entusiasti del risultato, talmente entusiasti che rimarrà anche oltre la Befana, adesso vediamo, l'anno scorso l'avevamo smontato a metà fine gennaio, quindi sicuramente durerà un qualcosina perché ci piace godere l'atmosfera del Natale. Se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione di supporto e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi video ed essere sempre avvisati ed aggiornati. Io vi saluto e vi aspetto sicuramente nei commenti. Ciao!